Maternigo Valpolicella DOC Superiore 2019 di Tedeschi Wines. Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Ripartiamo dal Vino. Oggi vi porto in Veneto, in particolare nella bellissima Valpolicella, Valle delle Molte Cantine, Valpoliscelle. Veramente un territorio unico, affascinante, dove l'insieme di tante famiglie unite per la produzione del vino di qualità hanno dato origine oggi a quello che è uno dei massimi territori di produzione di vino a livello mondiale, che va dare vini di grande spessore come l'Amarone, il Valpolicella stesso, il Recioto e tanti altri vini. Oggi in particolare parliamo del Valpolicella Superiore, lo facciamo con una cantina che ha fatto letteralmente la storia di questo territorio, la famiglia Tedeschi, impegnata nella produzione di viticoltura di vino di qualità dal 1630 ed è stata pensata una delle prime nel 1964 a parlare di cru, a parlare di colline di qualità. Infatti con l'Amarone Monteolmi, con il cru Monteolmi è stata veramente tra le prime a dar vita a questo concetto in Italia. Ma quello che più conta è che la famiglia Tedeschi oggi è impegnata nella produzione di vino di qualità, della grande sostenibilità e soprattutto ha sempre creduto nella qualità eccelsa dei territori, dei vigneti in collina, dove appunto questi terreni, dove abbiamo un maggiore stress della pianta, una maggiore intensità del frutto, vanno a dare un'altissima qualità. Ma il vino di cui vi voglio parlare quest'oggi, scelto tra una selezione ampissima appunto di vini di qualità della cantina, è proprio il Valpolicella Maternigo 2019. Se vedete, abbiamo scelto questa etichetta dalla cantinetta a una temperatura di 14 gradi perché le alte temperature di questo periodo iniziano comunque a richiedere anche per i vini rossi una temperatura un po' più bassa. Per cui non lasciatevi spaventare dalle temperature un po' più basse del vino rosso, anzi, provatele soprattutto in un vino di grande freschezza, acidità come il Valpolicella, a una temperatura un po' più bassa. Quindi abbiamo questo Valpolicella Maternigo Superiore, in questo caso nella annata 2019, che andiamo immediatamente a degustare. Scegliamo anche in questo caso il calice più adatto, scegliamo un calice non troppo ampio, ma sempre ben arrotondato per andare a valorizzare quelle che sono le caratteristiche di questi vitigni, in questo caso Corvina, Corvinone e Rondinella, che all'unisono vanno a dare un grande equilibrio. E vediamo subito, sempre grazie all'utilizzo dei Corvin, questo vino all'interno di questo calice appunto selezionato. Vediamo subito, immediatamente, la peculiarità di queste varietà autoctone venete, in particolare della Valpolicella, con questo appunto bel rubino intenso, luminoso, ricco, vivo, vivace. E al naso subito si presenta con la sua grandissima piacevolezza, con queste note di frutta rossa, fragola, ciliegia, mora, accompagnata da belle note floreali spiccate, una bella rosa viva, per terminare su delle delicate e leggerissime spezie. Al palato la temperatura un po' più bassa ne agevola la liberazione di quella che è la grandissima acidità, la sapidità, la freschezza, unita a questa complessità aromatica di frutti rossi esuberanti, vivi, freschi e scalpitanti. Un vino con un tannino ben presente, ma mai verde, mai fastidioso, anzi, arricchisce, supporta la struttura di questa grande e freschezza, aromaticità, fresca aromaticità. Un vino capace di accompagnare sin dai primi piatti con un bel sugo leggero, fresco, piacevole, ma anche perché no, un accompagnamento di quelle che possono essere delle carni, delle belle grigliate in questa stagione all'aria aperta, appunto,
usando e accompagnando a questo grande e piacevole Valpolicella Maternigo 2019 di Tedeschi. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto al prossimo appuntamento. Ripartiamo dal vino.